Se sei un principiante o vuoi migliorare la tua capacità di leggere i tarocchi, la cosa che ti potrebbe sembrare più travolgente e più importante è imparare ogni singolo significato della carta in modo da migliorare le tue letture. Però io sono qui a dirti che non è così importante imparare a memoria i significati delle carte. Cioè, è importante avere un bagaglio nozionistico su quale il tuo sapere poggia. Però ricordati che la nozione oggettiva non potrà mai sostituire la tua intuizione. Se non sei un tipo tanto intuitivo, c'è una bella notizia. Puoi allenarti ad esserlo. Uno dei miei esercizi preferiti sono le carte del giorno. Cioè, per espletarlo si tratta di fare proprio quello che dice il nome. Ogni giorno bisogna estrarre due carte. Una volta che hai estratto queste due carte, devi guardare l'energia che ti arriva. Così la mattina, appena ti alzi, invece di accendere lo smartphone, accendi l'intuito, prendi i tarocchi. Perché i tarocchi sono uno strumento così potente per allenare il tuo intuito se solo sai spingere la tua mente nella giusta direzione. E poi parliamoci chiaramente, una volta che questo rituale sarà automatizzato, credimi, è bellissimo iniziare la giornata estraendo due carte. Questo perché ricevi da subito un messaggio che puoi interiorizzare come meglio credi, come meglio senti. E quando stai osservando quelle due carte, non devi fare leva su ciò che sai dei tarocchi, ma semplicemente su quello che senti che quelle carte ti stanno dicendo. Se invece di provare ad interpretarle, ti prendi quei 5, quei 10 minuti per meditarle, allora quello che accade è che ti senti scivolare dentro i simboli e l'intuito ti porta, pian pianino, a prendere l'essenza di quel messaggio, un messaggio straordinario che ti stanno mandando i tarocchi. E poi una volta che avrai imparato a dare vita e voce a questo rituale quotidiano, noterai che i suoi benefici abbracciano tutta la tua giornata. Potresti fare delle scelte in cui tu scegli un'opzione che si rivela quella giusta, ma tu a livello logico non sai perché l'hai scelta. Potrebbe essere stata una vocina interiore oppure qualcosa che ti ha detto fai questo. Avrai delle intuizioni più chiare che ti aiuteranno a creare l'esistenza che ami. Passerai la tua giornata con più scopo, con più intuito e noterai che l'energia con cui affronti le tue problematiche sarà diversa rispetto a quella che avevi quando non avevi iniziato a meditare quotidianamente le due carte. Credimi, estrarre ogni giorno due carte è ciò che fa la differenza tra un tarologo amatoriale e un tarologo professionista. Ricorda che non devi fare una domanda precisa. Con due carte ancora non sei in grado di leggere i tarocchi, quindi di avere un messaggio per una domanda. Due carte ti aiutano a capire se c'è qualcosa che hai bisogno di sapere per la giornata, quali energie ti gravitano attorno, cosa puoi sperimentare di significativo per te. Ora, c'è qualcosa di veramente importante che voglio farti capire, è che tirare due carte non è un lavoro, non ti deve costare fatica, non devi aprire gli occhi la mattina e dire tiriamo queste due carte. Tirare due carte è la cosa più divertente che esiste. Te l'ho già detto, pensalo come un piccolo rituale privilegiato col quale iniziare la tua giornata. È un luogo di creazione intima, un luogo di ricezione, un luogo di meraviglia. Detto così suona bene, vero? Potresti estrarre le due carte non proprio quando ti sei svegliato, magari quando sei seduto a prendere un caffè, quando ti senti più tranquillo, prima di fare qualcosa di veramente significativo per te. Ad ogni modo, per rendere ancora più agibile, favorevole, facile e divertente questa piccola attività, metto a tua disposizione un tutorial gratuito, 5 modi per leggere i tarocchi con semplicità. In questo percorso ti accompagnerò per 5 giorni alla scoperta di alcuni metodi di apprendimento tarologici alternativi. Ti lascio il link qui sotto. Ti ricordo inoltre che il 18 di novembre a Roma ci sarà il prossimo corso con Scuola di DM in partenza. Anche in questo caso ti lascio il link qui sotto. Spero di incontrarti.